Ciao ragazzi, buongiorno. Con questo video vorrei mostrarvi due cose. La prima è come andare a deselezionare, passatemi il termine, la pedaliera dal tiller. La pedaliera ovviamente viene utilizzata per muovere il nostro timone di coda, però a terra ha anche un impatto molto limitato su quello che è lo steering dell'aeromobile. La pedaliera ha circa 8 gradi di, diciamo così, di gioco a destra e a sinistra e a terra viene utilizzata veramente poco, anzi quasi mai. È molto comoda magari nelle manovre ad alta velocità, diciamo, perché ovviamente ha una sensibilità sul routino anteriore è veramente ridotto. Infatti abbiamo 8 gradi di gioco e di solito la si può usare per iniziare la curva, diciamo, quando magari dovete andare a prendere una rapid exit taxiway e ovviamente magari l'andate a prendere a 40 nodi e usare il tiller sarebbe veramente troppo, ecco. Il tiller infatti è questa sorta di maniglia qui nera. In certi aerei è anche dalla parte del first officer e il tiller è sicuramente il controllo principale che il pilota ha sull'aeromobile durante le manovre a terra. Infatti il tiller E usando il tiller il pilota ha a disposizione circa 78 gradi di movimento sia a destra che a sinistra e è veramente sensibile, basta un tocco per sentire veramente la sua forza. Quindi ovviamente è scomodo avere un controllo sui, come dire, sui pedali, quindi sul rudder, che va a incorporare anche il tiller. La cosa migliore è separarli. Quello che potete fare è andare su PMDG Setup. Potete ovviamente non so, andare qui e cambiare gli equipment, i displays, mettere failure, però noi andiamo qua su Options e andiamo su Key Commands, no, correzione, scusatemi, su Simulation. Andiamo indietro alla pagina 10 e come vedete abbiamo lo steering feel. Qui a dire la verità adesso non ho provato tantissimo le varie opzioni, io lo tengo rate based, mi trovo abbastanza bene. Però potete, non so, selezionare una curva del vostro joystick per renderlo ancora più accurato. Using curve with rate base, raw input, che forse è la cosa più, come dire, più diretta. Potete mettere una null zone e lo lascio così. E questa invece è la cosa importante. Quindi il nostro nose wheel steering viene fatto via tiller. Quindi avrete la vostra pedaliera che fa il lavoro della pedaliera e il vostro tiller che potrà essere utilizzato durante le manovre a terra. Quindi una volta poi messo tiller possiamo uscire, il nostro FMC, come dire, non ci serve più. Possiamo andare qua sui controls, su Axis Assignments e come vedete io qui ho messo Axis Steering Set. L'ho impostato sul mio joystick perché ovviamente posso ruotare l'asse del joystick e infatti come vedete abbiamo RZ Axis, quindi con questo asse io comando il tiller a terra. E invece con i miei pedali comando la pedaliera. Quindi adesso vi faccio vedere. Se muovo il rudder, ovviamente si muove il rudder.
e se andiamo un pochino avanti, perché bisogna avere un po' di movimento in avanti, vediamo un po' più di motore. Ah, giustamente. Abbiamo il tiller. Vedete come è facile. Si può veramente centellinare ogni centimetro, ogni millimetro di movimento. Ok, quindi questa è la prima cosa. E così potete ovviamente controllare meglio il vostro aeromobile. L'altra che vi vorrei far vedere è come utilizzare questi due switchini qui. Questi due knob, che poi alla fine sono quattro perché uno è inner, uno è outer, su tutte e due i knob, servono per impostare i dati di N1Set, quindi con questo a sinistra potete utilizzarlo per impostare l'N1 massimo, il vostro target, per il decollo o per il go around. Quindi potete scegliere auto, dove l'FMC ovviamente comanda, motore 1, motore 2, oppure mettere both. Ovviamente in base alla temperatura, in base alle tabelle di potenza, potete andare a selezionare il vostro N1. Quindi per esempio oggi facciamo così, diciamo oggi, ma qui di solito le temperature le lascio sempre uguali, e il nostro massimo N1 facciamo per Pexon e anti-ice off, quindi ecco come siamo adesso. Abbiamo 15 gradi, la nostra pressure altitude è praticamente 0 e quindi possiamo mettere, scusate, possiamo mettere circa 98.3, quindi abbiamo 12 e 17 gradi, noi siamo a 15 e facciamo invece di 98, facciamo pure 97.5. quindi andiamo qua, selezioniamo both, come vedete abbiamo manual, e con questo possiamo andare a selezionare il nostro valore di N1, quindi come abbiamo detto 97.5. quindi in questo caso questo sarebbe il vostro massimo N1 per il decollo. Potete poi ovviamente andare a mettere anche il max climb, quindi una volta decollati potete andare a mettere il max climb in base alla temperatura e non lo so, vogliamo far finta, ecco, di impostare il max climb per una pressure altitude di 10.000 piedi in base alla temperatura, non so, vogliamo fare meno 10.000 piedi, abbiamo 91.9, quindi poi 91.9 sarà il vostro target per andare a salire, e questo qui è uno. L'altro invece serve per impostare quelle che sono le velocità, quindi come vedete abbiamo auto, la V1. Io ho fatto qui un esempio, ovviamente in questo momento utilizzo l'FMC perché ce l'ho, altrimenti bisognerebbe utilizzare i low sheet e le varie tabelle.
63,9, quindi con un peso di 63,9 il mio PT mi dà una velocità V1 di 138, quindi di 138, oddio, ho sbagliato, V1 di 138, una VR di 139, dopodiché mettiamo il peso, quindi abbiamo 63,9. Qui bisogna stare un po' attenti nel simulatore. Facciamo 63,9, non lo possiamo mettere, mettiamo 64. Ovviamente la ref viene messa poi in volo in base al vostro peso. In volo ovviamente il vostro peso lo potete considerare così. Lo zero fuel non cambia. Ovviamente dopo 5 ore di volo il vostro peso sarà diverso, perché avrete bruciato il carburante. Quindi basta fare il carburante che avete più lo zero fuel e vi dà il peso in quel determinato istante. Da lì in poi di solito così, rule of thumb, se andate a cercare la vostra ref sulle varie tabelle, da lì all'atterraggio, di solito, se questo viene fatto al top of descent, potete togliere circa un nodo. Quindi se la tabella vi dice che la vostra ref è di, non lo so, 135, potete togliere un nodo, non di più, e quella più o meno è la ref corretta per l'atterraggio, considerando quindi il carburante che bruciate in discesa. Quindi questo lo fate in discesa. Questo è un bug spare che potete inserire per quello che vi pare, e dopodiché mettete set. Ovviamente V1, VR, mettiamo qua la V2 e andiamo a impostare la V2 del nostro decollo, in questo caso 144. Quindi avete V1, VR, V2, abbiamo messo pure il... ovviamente questo era su boat. Dopodiché ovviamente va messo, ok, su boat. E quindi abbiamo anche quello che è il nostro N1. E quindi poi siete pronti per partire. È tutto qua. Quindi abbiamo visto come selezionare il tiller e staccarlo dal rudder, e come andare a selezionare le velocità e i pesi per il decollo, l'atterraggio, e come impostare l'N1 massimo per il decollo. Quindi spero che questo video vi sia d'aiuto. Ovviamente spero che il vostro FMC non fallisca mai, anche se a volte succede, però ecco, sapete adesso come utilizzare questi due knob, che poi, come dire, nella vita reale, grazie a Dio, non si usano quasi mai. Però ecco, dato che siamo al simulatore, è buono praticare queste cose, perché poi almeno nella vita reale si è abbastanza pratici, ecco, di come utilizzarli. Quindi vi saluto, vi ringrazio e vi auguro una buona giornata.